Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Adam e oggi faremo il video su Age of Civilization. Questo scenario qua è lo scenario di una partita che sto giocando di Age of Civilization, o questa mega nazione qua che si è conquistata metà dell'Africa, metà dell'Europa, gigantesca. Adesso faccio nuova partita. Qua, scenario casuale. Siamo nel Bizantino Sassanide, guerra Bizantino Sassanide. Facciamo 1 2 3 1 3 e 4. Sarà stra difficile con questa azione. Prima cosa, aumentiamo le tasse, che non è servito a niente, ma noi le aumentiamo comunque. Ma non riusciamo a guadagnare, questa nazione non è la più forte, allora non credo che ci porterà molto. Visto che non possiamo fare molto, qua terra di nessuno. Ci va. Okay. Questi territori qua si possono conquistare. Possiamo passare qua? Sì. Allora, possiamo andare qui, no, ma si corcia il giro, se il giro è tutta l'Africa. La vedo male, sciolgo l'esercito così andiamo un po' in positivo. La vedo molto brutta. Qua, quando arriviamo a 10.000, iniziamo a reclutare. Perché sennò non guadagniamo niente. Anche se qua ci metteremo fino a un turno esagerato. Questo qua lo so che è la parte più noiosa, ma si deve fare. Ok. Ma qua siamo fregati. Capiamo qua. Dobbiamo scappare, basta. E niente, abbiamo perso. Ma ok. Partitaccia che ho giocato. Seconda guerra boreana. Come si dice? Si dice 1, 2, 3, 4, 5. La Natalia. Quando ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nazioni e noi siamo la terza. Bene, bene. Andiamo subito al confine delle nostre truppe. Poi iniziamo pure a reclutare. Quando, ok, a 20.000. Qua 4.000. Poi quando ci ritornano i soldi. E niente, andiamo in negativo.
Senti, Joaquin, crepa. Qua. Sciogli l'esercito. Così almeno guadagniamo un po'. Adesso devo aspettare per invadere le Joaquini. Mi sa che già 40.000 possiamo iniziare ad invadere. Ok. L'esodo ti faccio fuori in fretta. Pam, pam. Oh, sei preparata? Ah, ci sono pure degli scenari inventati da me. Ah sì, questo qua è uno scenario inventato da me che non ve l'ho fatto vedere in video perché non lo so. Ma questo è uno scenario inventato da me. E niente, adesso inizieranno a scappare. E noi li andremo ad inseguire, non possiamo reclutare perché siamo in negativo di 5.000. Adesso qua dobbiamo sciogliere molti eserciti. Sciogli, 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 e niente. Sciogli e sciogli. E non ce lo posso prendere tutto. Ce lo prendiamo così. Poi invadiamo. È conveniente invadere il Sudafrica? Sì. Perché così abbiamo pure dei punti strategici. Al turno 160 iniziamo la recluta. E niente. Prima dobbiamo assimilare. 1, 2, 3. Quando si inizierà a reclutare bene, poi possiamo iniziare ad attaccare al turno 210. Qua dobbiamo, basta così, qua recluti, qua anche, non posso reclutare, qua pure, e adesso anche se andiamo in negativo, entriamo in guerra. Scusate ma il raffreddore. Queste qua io le sciolgo perché ho 8.000 truppe e mi basteranno. Sciogli, sciogli, manda queste truppe qua. Invadi Cape Town, la capitale. E adesso qua abbiamo strada libera. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 senza problemi. Io inizio a sciogliere gli eserciti. Non vi lasciamo. Senti, se facciamo 3 così tutti siamo contenti. 1 abbiamo perso. Sì, perché ne manca solo una, mia azione. Ma è quella più forte. Non la possiamo. Queste qua le lascio, queste qua le voglio avere. Così, vai così. Ma adesso saranno pronti ad invaderci.
gli altri, quelli là. Quelli di Translav saranno pronti ad invaderci. Niente. E niente, mi sa che la perdiamo pure questa. Ma si recluta abbastanza bene. Non siamo ancora in negativo. Per fortuna. Ora punto e adesso siamo in negativo. Posso pure buttare. Non doveva arrivare proprio in questo momento. Andiamo così. Senti. 1, 2, 3 e 4. Qua, 1. Questo attacco sarà diviso così. Ma siamo quelli più scarsi tra i due, allora. Non credo che ce la faremo, ma ci abbiamo comunque provato. Ma è così. Vai così, vai qua, vai qua. Non si può fare. Stiamo andando abbastanza bene in questa guerra, ma non troppo. Dobbiamo difendere la capitale assolutamente, qua manda le truppe. Che stiamo perdendo la guerra. È meglio che chieda un trattato di pace. Senti. Non me la accetterà mai questa pace, ma ci provo. L'hanno accettato, visto? E qua il problema è che la guerra si fa dura perché noi non abbiamo più truppe. Ed è difficile andare avanti. Sto cercando di fare il mio meglio. Qua. Sì, così sono divise abbastanza bene. Qua dobbiamo fare un po' di casini per ritornare a conquistarli. Siamo un pochino messi male.
Non so perché sto zitto, perché devo pensare alle mie mosse. Ma non so più che cosa fare, sono fregato. Tanto loro hanno più truppe, sono più forti. Cerchiamo di invaderli. Niente. Allora mi sa che possono reclutare a differenza nostra. Gli devo negoziare una pace così. Pace bianca. Non l'hanno accettato. Ai, ai, ai. Si è messi male. Ai, ai, ai. Brutta sta situazione. Brutta, brutta. Ai, 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 ai. Vabbè, tanto sono stato invaso, non è che posso fare tanto. Ok, qua posso passare, qua anche. Qua anche, ma... Anche loro sono sfiniti dalla guerra, ma... Non come noi. Perché ho saltato due turni, ma sono scemo. Pregato. Anche se voi dite parli troppo, ce la farai. Guarda, guarda, guarda. Oh, porco schifo. Là non abbiamo truppe neanche. Qua ce ne sono rimasto spento. Va bene. Guardiamo la nostra timeline. Poi per adesso tutto bene. Mentre loro si ingloba, mentre il translave si ingloba le nazioni. Sì, se le inglobate tutte. C'è l'invasione del Sudafrica che poi viene conquistato, fatto finire dal translave. E io qua non potevo fare niente. Potevo solo perdere. In soli 316 turni mi hanno annientato. Speriamo che stavolta esce meglio.
1200, una nazione buona. 1, 2, 3, 4, 5. Non so cosa posso farci con il se una. Questa qua sarà una serie, senti, con il se una. Senti, non so quante truppe ci vogliono. Per invadere il Baglana, ma secondo me già così lo posso invadere, sì. Ho detto il giusto, invasa. E queste truppe le possiamo anche mandare via. Dove si trova sta nazione? Dov'è la capitale? Sì, il guardia. Perché così è steso il guardiato? Guarda qua il Kanban. Il Kadamba. Il Kadamba. La danza dei Kadamba, un popolo che danza. Il Kadamba lo invadiamo molto semplicemente. Ah! Sono resistenti. Sono molto resistenti. Eh no, stavo scherzando. C'erano lì solo 1000 truppe, poi siamo passati lisci. E qua adesso che nazione potrei andare ad invadere? Il bucle, il Bucleland. 1 2. Ecco perché non avevamo soldi. Ma qua dobbiamo un attimo assimilare. È la parte un po' più noiosa, ma quella che si deve fare. Mentre la assimilo, qua aspetta. Invadiamo il Bundelkhand se ce la facciamo e poi chiudo. Stacco. Dichiara, qua metto un'altra fila di truppe e si inizia. Questo deve marciare davanti. Pam pam. E niente, qua c'è stato un blocco, ma lo... E sì, lo annientiamo subito. Certo. Cercavano di scappare? Sciogli questo esercito. E non lo possiamo neanche prendere tutto. Devo fare una cosa strategica. Senti, così salvo il gioco. E se vi è piaciuto, prima usciamo. Se vi è piaciuto questo video, mettete tantissimi like e iscrivetevi al canale. Ciao!